Allora, parliamo della situazione criminalità. Com'è ora la regione? È migliorato qualcosa o la situazione è sempre la stessa? Guardi, il tema è che siamo di fronte a un bollettino di guerra quotidiano. Per risolvere questo problema, invece di andare a dire in giro ai veneti che è colpa di Zaia, vorrei ricordare che la competenza della regione, delle regioni in materia di pubblica sicurezza è zero. Se qualcuno al numero di Radio Cortina mi chiami e mi dica che sto raccontando bugie, perché il testo unico di pubblica sicurezza mette in capo al Ministero degli Interni, quindi al governo, tutte le competenze. E quindi noi abbiamo investito in questi 5 anni 64 milioni di euro per dare telecamere e per la videosorveglianza dei territori e dei comuni, ma l'abbiamo fatto come opera fra virgolette di volontariato per aiutare i nostri sindaci. Ma la verità è che la sicurezza passa anche attraverso uomini e mezzi. Mezzi ormai non ci sono più perché il governo taglia in continuazione addirittura il pieno del gasolio nei serbatoi delle auto che dovrebbero fare controllo del territorio. Non dota i nostri uomini anche di stipendi adeguati, visto considerato che c'è blocco stipendiale, e soprattutto sono pochi. E quindi io dico, portiamo l'esercito, il militare dell'esercito, in strada a dare una mano alle forze di polizia. Non ci deve nulla di scandaloso e penso che tutti noi cittadini saremmo contenti nel vedere, non so, una jeep con due uomini dell'esercito ferma in qualche quartiere che fa controlli notturni. Dall'altro c'è anche da dire che oltre a uomini e mezzi ci vuole anche un Parlamento che invece di fare campagne elettorali i nostri esponenti del Parlamento, i nostri tanti proseliti, parlo di quelli che rappresentano il governo, quindi hanno la maggioranza e che stanno governando questo paese dal novembre 2011, vadano in Parlamento e introducano la certezza della pena. Cosa significa? Guardi, negli Stati Uniti se tu guidi in stato di ebbrezza vai in galera una notte. Sì. E qui da noi se ammazzi qualcuno non va in galera. Quindi, e come? La gradualità nell'andare in carcere è fondamentale, perché se ci vai perché al guidare da ubriaco, comunque cominci a vedere le pareti di una cella e non ti succede niente per una notte, ma intanto capisci che cos'è una cella e cominci a pensare, ma ci potrei stare dentro anche degli anni in cui si commette qualche reato. La verità è che noi siamo un paese con l'approdo, la Bengodi dei delinquenti, e quindi non meravigliamoci se siamo pieni di gentaglia, teppisti, rapinatori, perché quale miglior contesto di quello italiano per venire a rubare e far rapina.